la vite qui? Tutto su di lì, fino alla cappella, ancora più in là, fino a Camogliere. Io là davanti alla locanda ho ancora delle viti vecchie. Adesso le hanno nominate vigne eroiche. Una volta invece era eroico quello che beveva il vino di quelle vigne. Bravo, ma veniva con un svin. E poi acerbo. Abbiamo abbandonato questi terreni, adesso ci fa piacere sentir parlare dei giovani che vogliono allevare le capre, vogliono vivere in montagna, vogliono fare dell'agricoltura diversa, la biologica. I piazzamenti una volta erano piccolissimi, qui facciamo finta che sul piano lì sopra è di due proprietari, uno saliva di là e l'altro aveva questa scaletta, l'altro saliva e scendeva di lì. Con il materiale, con le tame, scendeva quello che raccoglieva, l'uva. Qua sono stati piantati diversi tipi di vitigni per valutare quali potrebbero essere riutilizzati qui in valle. Questa vigna nasce per volontà non solo dell'associazione fondiaria, ma del comune, dell'ecomuseo dell'Alta Valle, con un contributo della CRC. Sono già venute anche le scuole della valle l'hanno piantata in parte, hanno piantato questa fila. Quello che abbiamo fatto l'associazione è la cosa più bella che ci sia. Io l'ho lasciato tutto il terreno, qua ce ne ho là. Un grave problema della montagna è la frammentazione, perché se tu vuoi affittare un alpeggio o comunque anche qui in basso, i terreni sono molto frammentati. Quando ho saputo dell'associazione fondiaria ho subito dato tutti i terreni che avevo all'associazione. E abbiamo fatto il primo contratto d'affitto. L'obiettivo era di tenere la gente sul territorio, per cui l'abbiamo fatto a un ragazzo che voleva insediarsi a Celle, perché a Macra non c'era nessuna azienda agricola all'epoca, a parte noi con le api, io e un altro ragazzo con le api. Tutti questi terreni sparpagliati, spezzettati, io non so neanche dove sono, a dire il vero. E invece con l'associazione c'è comunque una speranza di sistemare i terreni, di renderli sempre più appetibili. Il margaro lì lo pascono e poi fanno un po' di pulizia. Boh. Sono 4 ettari che sono in parte rimboschiti, dove possibile si toglierà tutto, ritornerà prato. Qui abbiamo ancora delle piante da frutto, perché qui una volta era tutto coltivato, non c'era un albero se non alberi da frutta. Dove non è possibile si farà una gestione del bosco, per cui si sfoltisce il bosco in maniera che possa essere anche un po' pascolato sotto. Le capre da mio padre, i miei nonni ne ha sempre odiate, perché le capre sono malgardate, cioè sono troppo ribelli. È vero, vero, le capre sono più cattive. Ah, sono, mangiano tutti i germogli, anche quelli dell'orto. Poi spaccavano i recinti degli orti per andare a mangiare l'insalata, salivano sui tetti delle baite, muovevano le lose in modo che l'acqua bagnava il fieno. Ma tengo le capre così per una pressione, per il latte, ecco. Il latte rende di più. Bisogna riuscire a gestire le attività agricole col turismo, non ce n'è. Quindi la parte d'alpeggio è tutta l'estate, una zona come Camogliere's ha più senso che ci siano gli animali in primavera e in autunno. La gente arriva qua perché fanno il sentiero dei ciclamini e vedono che c'è il formaggio di capra, vengono e comprano direttamente. Okay. Qua c'è il caseificio, che è un po' scuro, ma quelli sono quelli di ieri, l'altro ieri, che sono ancora di qua ad asciugare. Le Tumet Camuliera erano nominatissime. Perché erano buone, buone veramente. Anche qua sembra entrare in grotto, ma per il formaggio è l'ideale. Secondo me lo scopo delle associazioni fondiarie, oltre a mantenere il territorio, è quello di dare degli input, come la vigna, come per incentivare le persone a provarci.